A Cayuga, New Mexico, Everett presta la sua attrezzatura per una partita di basket del liceo. Vede che delle luci lampeggiano in palestra, preoccupandosi che possano influenzare l'evento. Presta un registratore a Benny e Sam, che sono i commentatori sportivi della scuola. Everett accetta di aiutare una studentessa di nome Faye a testare il suo registratore prima che la signora McBrom lo trovi. Porta Everett agli armadietti, dove Arlo sta cercando di riparare il cablaggio elettrico. Everett se ne va, sapendo che non può aiutarli. Mentre il pubblico arriva in palestra, Everett esce con Faye per testare il suo registratore. Faye registra frasi casuali ed è felice di sapere che funziona. Mentre continuano ad allenarsi con le interviste, incontrano il signor Stemmons, ma Everett afferma che il registratore è rotto, spaventando Faye. Poco dopo, ammette di aver mentito, volendo evitare la conversazione con il signor Stemmons. Vengono fermati da Pappy Fred e dalla sua famiglia, che Faye tenta di intervistare. Lei è entusiasta quando Everett le dà un'idea di creare un suo show. La moglie di Pappy Fred, Marjorie, cerca di convincere Faye a divulgare pettegolezzi, ma suo marito si arrabbia. Everett la porta via dalla situazione. Mentre si dirigono verso la centrale telefonica dove Faye lavora, lei condivide degli articoli di una rivista sulla scienza che ha letto. Dopo aver raggiunto la centrale telefonica, Everett la saluta, tornando alla sua stazione radio per iniziare il suo programma. All'interno, Faye allestisce la sua scrivania e inizia il suo turno come operatrice. Riceve una chiamata, ma la linea si disconnette appena risponde. Per passare il tempo, accende la radio e ascolta il programma di Everett, ma la frequenza è distorta. Uno strano ronzio proviene dalla radio, confondendola. Risponde ad un'altra chiamata, prima che la linea cada di nuovo. Faye chiama un'altra centralinista di nome Winnie, lasciandola ascoltare la strana frequenza. Prima che Winnie possa identificarla, Faye riceve un'altra chiamata e risponde. Dall'altra parte, una donna in preda al panico descrive un grande oggetto sopra la sua terra e una bufera di vento. Dice a Faye di chiamare la polizia mentre si nasconde in cantina, poco prima che la linea si disconnetta. Quando non riceve risposta dalla stazione di polizia, chiama un'altra operatrice, Josie, che le dice che un camionista ha chiesto aiuto alla polizia. Secondo il camionista, un vortice ha ribaltato il suo camion. Sentendo che nessun agente è disponibile, Faye risponde alla chiamata di Winnie, ma la linea cade improvvisamente. Questa volta chiama a casa e parla con la babysitter di sua sorella, Ethel, chiedendo se può ascoltare la radio per controllare il suono. Ethel le suggerisce di chiamare Everett, ma la linea cade di nuovo. Faye chiama la sua vicina, Grace, chiedendole se può controllare Ethel, preoccupandosi per lei e sua sorella. Improvvisamente la radio ricomincia a suonare. Faye la ascolta mentre aspetta la chiamata di Grace, ancora preoccupata per lo strano ronzio e le chiamate che continuano a cadere. Finalmente chiama Everett per chiedere il suo aiuto. Lei gli lascia ascoltare il ronzio e gli racconta della strana chiamata della donna e anche di tutte le altre chiamate. Everett riproduce la registrazione del suo programma radiofonico, trovando lo stesso ronzio. I due si chiedono se si tratti di un codice militare che è stato catturato dalla loro frequenza. Sperando di saperne di più, Emmett riproduce il suono nel suo programma, chiedendo agli ascoltatori di chiamare se ne sanno qualcosa. Dietro la scuola, Everett è fuori dalla sua stazione radio quando il telefono squilla. Faye annuncia di avere un chiamante, di nome Billy. Everett mette Billy nel programma per raccontare la sua storia. Billy era nell'esercito e gli furono assegnati lavori che non comprendeva. Una notte, il suo superiore lo svegliò e lo caricò su un aereo. L'aereo prelevò altri uomini da diverse basi prima di arrivare alla destinazione. Furono portati in un deserto sconosciuto pieno di tende e un bunker. Un superiore li avvertì che tutto ciò che vedono e fanno verrà classificato. Per giorni, Billy e il suo gruppo scavarono un grande buco quadrato e costruirono dei muri e finestre per una sala di osservazione. Un giorno, Billy si svegliò e vide qualcosa di enorme nel buco che avevano scavato, coperto da un telo, impedendo a chiunque di vedere di cosa si tratti. A Billy e agli altri fu ordinato di costruire un soffitto prima di essere rimandati a casa, ma prima che il loro aereo decollasse, la radio aveva riprodotto lo stesso ronzio. Il ronzio è scomparso dopo essersi allontanati. Quando Billy tornò a casa, si ammalò, credendo che l'aria gli abbia causato delle radiazioni. Billy incontrò uno degli altri ragazzi con cui ha lavorato nel deserto, che confermò anche lui essere malato. L'uomo raccontò di essere stato portato sul fiume Colorado dove una chiatta fluviale trasportava qualcosa di enorme. Scaricarono il carico su due camion dell'esercito. Lo stesso ronzio è ricominciato su tutte le radio fino a quando i camion dell'esercito non se ne andarono. Poi Billy incontrò un operatore alla base Walker che affermò che il suono non era militare ma veniva dallo spazio.
Lui sostiene che i segnali vengono trasmessi da anni. Improvvisamente la chiamata di Billy viene interrotta, ma Faye non può richiamare Billy perché non sa dove vive. Con loro sorpresa, Billy chiama di nuovo. Si rifiuta di dare il suo vero nome e numero. Ammette di aver condiviso la sua storia con Everett perché voleva che qualcuno ascoltasse la storia. Rivela di essere un uomo afroamericano e tutti quelli che avevano questi compiti erano afroamericani o messicani. Billy pensa che siano state scelte apposta perché nessuno le ascolterà se condividono le storie. Everett chiede più prove che la storia sia reale. Billy continua dicendo che l'operatore non ha smesso di indagare sui segnali dopo essersi ritirato. Registrò il suono e fece copie che inviò a tutti gli altri soldati che incontrò. Billy bruciò il nastro non volendo problemi. Tuttavia qualcuno a Cayuga probabilmente ha ancora il suo nastro. Billy lo identifica come Raymond Buck, che è morto. Faye ricorda che sua moglie ha donato tutti i suoi nastri alla biblioteca. Billy dice loro che dovrebbero trovare il nastro e riprodurlo, poiché qualsiasi cosa continui a produrre quel suono non rimarrà a lungo. Faye si dirige verso una casa e prende una chiave di riserva per la biblioteca. Lì lei raccoglie tutti i nastri nel seminterrato. Quando esce, Everett l'aspetta fuori con un'auto rubata. Ritornano alla stazione radio e Faye prende il telefono, chiedendo a Billy quale nastro potrebbe essere. La linea improvvisamente cade, ma Faye non può ricollegarla fino a quando non torna al centralino. Everett prende i nastri uno per uno, riproducendoli per controllare cosa contengono. Faye gli chiede se è preoccupato che questa trasmissione lo metta nei guai, ma Everett ammette che non gli importa. Qualunque cosa accada nella trasmissione sarà sufficiente per fargli ottenere un lavoro migliore. Everett trova finalmente il nastro giusto, ascoltando il ronzio. Lo trasmette sulla stazione radio, chiedendo a Billy di chiamarli di nuovo se è quello giusto. Il ronzio diventa più forte fino a quando l'alimentazione della stazione si spegne. Si dirigono fuori e vedono la luce ovunque tranne che nella stazione. I due tornano alla centrale telefonica mentre condividono teorie su cosa sia il suono. Faye raggiunge il centralino, dove trova numerose chiamate. Si occupa di tutte le chiamate, con molti di loro che affermano che c'è qualcosa nel cielo, e incontrano i passanti, Bertie e Gerald, che hanno seguito uno strano oggetto nel cielo. Condividono informazioni fino a quando il centralino squilla di nuovo. La donna dall'altra parte, Mabel, chiede di parlare con Everett. Mabel afferma di avere più informazioni sul ronzio, ma insiste sul fatto che dovrebbero andare da lei, dove racconterà la sua storia. Everett chiede il suo indirizzo e si dirige a casa sua. I due si avvicinano al salotto di Mabel, dove sta leggendo qualcosa in lingua straniera. Mabel accetta di trasmettere la sua storia sulle persone nel cielo. Quando era una bambina, un treno vuoto fu trovato vicino a Cayuga. La gente presumeva che gli Apache avessero preso i passeggeri. Pochi giorni dopo, fu trovata una donna ferita che era saltata giù dal treno. L'amica di Mabel, Charlotte, e la sua famiglia aiutarono la donna. Una notte, sentirono la donna dormire parlando in una strana lingua. Dopo quella notte, la donna scomparve dopo aver rubato un cavallo per fuggire. Quando Mabel crebbe, si innamorò di Claude, che lavorava per la compagnia telefonica, ma rimase incinta prima che si potessero sposare. Claude fu segnato fuori città, ma morì mentre era al lavoro, lasciando Mabel a crescere il loro figlio, Hollis. Una notte, mentre stava allattando Hollis, il bambino pronunciò le sue prime parole. Erano le parole esatte che la donna del treno disse nel sonno. Crescendo, Hollis si fissava sugli oggetti e difficilmente rispondeva agli altri. Di tanto in tanto, Mabel lo sentiva dire quelle strane parole nel sonno, spingendole a scriverle. Quando Hollis aveva 4 anni, il vento soffiava forte fuori, seguito da un suono simile ad un gigantesco mulino a vento. Mabel gli lesse le strane parole e sentendola, Hollis fissò il soffitto, pronunciando le parole con lei. Quando Mabel smise di leggere, Hollis uscì dalla trance e continuò come se nulla fosse successo. Mabel gli lesse di nuovo le parole nei giorni successivi, ma lui non rispose. Pensò che qualcosa fosse là fuori quella notte, dicendo qualcosa ad Hollis che lei non riusciva a sentire. Quando Hollis aveva 9 anni, lui uscì e scomparve. Mabel seguì le sue orme fino a quando non si fermarono, ma era scomparso. Questo ha portato le persone a supporre che Mabel abbia ucciso suo figlio. Lei ammette di non aver mai sentito il suono che hanno trasmesso prima. Lei crede che le persone nel cielo siano lì. Da quello che ha vissuto, visitano solo le piccole città e solo nel momento in cui le persone si riuniscono, come per la partita di stasera. Le persone nel cielo parlano con coloro che sono soli mentre dormono, giocando con le loro menti. Alla fine della sua storia, Everett la ringrazia. Mabel chiede loro di portarla sulla nave nel cielo per trovare suo figlio. Ancora scettico, Everett nega.
Mabel gli dà un biglietto dove ha scritto strane parole chiedendogli di dirle a chiunque incontrino stasera. Tuttavia Everett non lo prende e se ne va. Faye è entusiasta, pensando di prendere in prestito una videocamera per registrare qualcosa, ma Everett non crede alla storia. Corre a casa e va a prendere sua sorella Maddie, ma si rende conto che Ethel non c'è. Si dirige a casa del vicino dove chiede a Gretchen di prendere in prestito la macchina fotografica di suo padre. Everett arriva, arrabbiato con Faye per aver portato Maddie con loro. Dubita ancora delle storie di Mabel e Billy, ma Faye è irremovibile nel saperne di più e ricevono una chiamata da Ethel in preda al panico. Dice a Faye che sta guardando qualcosa nel cielo. Gerald e Bertie arrivano, dicendo che l'oggetto si sta allontanando. Faye condivide la storia di Ethel, descrivendo che l'oggetto nel cielo è rotondo e si nasconde tra le nuvole. Everett racconta loro delle affermazioni di Mabel, secondo cui ci sono persone nel cielo che stanno rapendo le persone della città. Riavvolge il suo registratore, riproducendo la lingua straniera a cui Mabel si stava riferendo. Improvvisamente Gerald e Bertie vedono il tetto dell'auto congelato. Faye urla di interrompere la registrazione mentre l'auto sterza. I confusi Bertie e Geralt si scusano pesantemente per quello che è successo, ma Faye è spaventata e porta sua sorella nel bosco, con Everett che la segue. Stanca, Faye si inginocchia a terra, stringendo sua sorella mentre piange. Everett rimane al suo fianco, calmandola, ma nota dei rami bruciati. Controlla gli alberi e sono ancora incandescenti. Perquisiscono il bosco e trovano una radura circolare tra i rami come se qualcosa si fosse schiantato. Rendendosi conto di essere in pericolo, i due corrono attraverso i boschi, sperando di mettersi in salvo. Si fermano in una radura dove Everett individua qualcosa in lontananza e cammina lentamente verso di esso. Si girano e vedono l'astronave aliena nelle vicinanze. Everett lascia cadere il suo registratore, sbalordito. Il vento si alza. Everett tiene Faye e Maddie tra le sue braccia mentre tutto si oscura. La partita è finita e gli abitanti si dirigono verso le loro case. L'alimentazione della stazione radio di Everett ritorna. Nella radura, il registratore di Everett è coperto dalla sporcizia. Everett, Faye e Maddie sono scomparsi. Fine, grazie per aver guardato. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, commenta e iscriviti.